L'archivio diocesano è ricco di questi manoscritti che hanno tutta la peculiarità di essere riscoperti, di essere interpretati. Ebbene, oggi il direttore della Cappella Musicale del Duomo, Stefano Baldelli, ci annuncia una nuova scoperta. Beh certo, abbiamo tanta musica nell'archivio, ma in particolare vogliamo iniziare questa scoperta, questi tesori, con le musiche di un compositore, Giuseppe Ripini, che non è, diciamo, modernamente noto, ma all'epoca, lui è nato nel 1758 e morto nel 1823, all'epoca era molto famoso. Nel nostro archivio storico abbiamo numerose sue composizioni. Tante, cioè più di una trentina, insomma, un bel fondo musicale che abbiamo intenzione di riportare alla luce e di presentare in un'edizione a stampa moderna, in modo tale che possa essere diffuso ampiamente e riportare, insomma, la notorietà e giustamente questo compositore che ha uno stile fresco, interessante, anche agile e anche immediato. Il 10 di giugno presenteremo l'edizione critica di una delle sue opere, un Benedictus a quattro concertato, che è stato pensato per un organico di coro, solisti ed orchestra. Un'orchestra formata da archi e anche fiati con ottoni, corni e oboi. Lo presenteremo appunto con un concerto unitamente ad una conferenza che illustra l'operazione di edizione critica e di revisione fatta su queste partiture in cattedrale sabato sera il 10 di giugno alle ore 21. E sarà presentata anche una nuova collana? Beh certo, perché abbiamo pensato di inserire queste trascrizioni in una collana che viene pubblicata dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Fano, che si chiama Memoria Rerum Musica. Come proseguirà poi l'attività della Cappella Musicale del Duomo quest'anno? Il 2 di luglio avremo il saluto di Monsignor Trasarti alla diocesi, quindi saremo impegnati nell'animazione della celebrazione in cattedrale e poi soprattutto anche il 9 di luglio con l'ingresso del nuovo vescovo saremo coinvolti appunto nella celebrazione di insediamento.